Sesta vittoria consecutiva per questa Atalanta, quindi record eguagliato qui a Bologna. Per Gasperini, centesima vittoria in Serie A. Ecco, vedi, io queste cose che non amo le statistiche non le controllo mai, però mi fa piacere. Sesta vittoria consecutiva, questa Atalanta che continua sul percorso che ha iniziato a camminare, a percorrere da un po' di partite a questa parte. Sì, questa è una partita che io temevo perché giocavamo contro una buona squadra, una squadra che è partita un po' con le nostre stesse ambizioni, forse anche qualcosa in più. E io ritengo una buona squadra e sapevo che quando giochi con la Roma, il Napoli, eccetera, hai forti motivazioni, non era facile avere la stessa concentrazione, la stessa attenzione, e invece abbiamo sfoderato un'altra ottima gara. Ti ha messo un po' in difficoltà forse nel primo tempo il Bologna? Ci ha messo in difficoltà dopo il nostro vantaggio con le due munizioni che abbiamo avuto su Gagliardini e Chessi, e questo abbiamo perso un po' di centrocampo, eravamo un po' più timidi, forse un po' più timorosi di incappare in un secondo cartellino. E questo ha permesso al Bologna di arrivare meglio sulle seconde palle, di arrivare prima di noi, sembrava avessero anche un po' più di energia. Poi invece nell'intervallo ci siamo messi a posto bene, credo il secondo tempo è stato nuovamente ottimo. La classifica, mister Gasperini, la guarda, anche perché si sono sentiti i tifosi chiedere qualcosa oggi dagli spalti del Dallara? Sì, lo so, ma è chiaro che vedo però che vincono tutte, anche le altre, quindi non è quando lotti per altri traguardi, quando vinci fai dei passi veramente in avanti in classifica, perché quelle dietro non tengono lo stesso ritmo. Invece quando sei molto alto in classifica c'è tante squadre che sono in grado di fare delle strisce importanti. E quindi noi dobbiamo pensare a ogni gara, non guardare troppo i risultati delle altre, farci forza del nostro gioco, delle nostre partite. Non è un momento però quello dell'Atalanta. Un momento? Non è un momento, perché si dice un momento positivo, è un momento che va tutto bene, non è un momento, è una realtà. No, effettivamente più di 2 mesi che facciamo delle cose fantastiche, però abbiamo, secondo me abbiamo anche dei margini, oggi abbiamo creato diverse opportunità, poi abbiamo fatto gol diversamente, ma dobbiamo essere più bravi a sfruttare le azioni di attacco, qualche volta in superiorità numerica che proponiamo, che creiamo, dobbiamo dire, quindi il fatto di avere ancora questo importante da lavorare ci fa ben sperare.